introdotti nel lavoro, nella professione dello spettacolo, perché l'Accademia non è una scuola. L'Accademia, essendo Accademia, io ho portato un esempio che è un attimino cruento, quando ho detto c'è la scuola militare e c'è l'Accademia, dopo l'Accademia si va in guerra e i nostri ragazzi dopo l'Accademia vanno ad affrontare quello che è il vero senso della professione di un artista. E noi ci auguriamo che, come dice Morandi, uno su mille, noi speriamo di aumentare un po' la percentuale, che qualcuno di loro un giorno ci dia la soddisfazione di diventare appunto un artista di chiara fama. Per riprendere il discorso, quest'estate ci siamo spostati su quella che è la banchina del Tevere nell'ambito di una manifestazione che si chiama Lungo il Tevere Roma, che io curo da circa 14 anni, e questa sera ho il piacere di poter ringraziare davanti a tutti voi che siete i miei amici la persona che mi è stata più vicina nel momento in cui è stata concepita la progettualità di questa manifestazione. E se a Roma andava in giro la voce che c'erano due pazzi, c'ero io, dico per primo, ma più importante di me c'era il presidente del primo municipio, che è Giuseppe Lobbefaro, che è qui e che io non potrò mai smettere di ringraziare, perché nella sua incoscienza, ma nel suo comprendere che stavamo costruendo veramente un evento importante per la città e anche per qualcosa di più della città, ha lottato insieme a me per far sì che nei momenti più difficili questa manifestazione andasse avanti e sopravvivesse.